Scendere con questa funicolare è straordinario sia il panorama che si vede, ma devo dire che anche la galleria con questi mattoni in tufo, anche quella è affascinante, almeno per un ingegnere come me. Segnale di fiducia. Il 2022 sarà un anno importante di rilancio dei trasporti, perché finalmente la Giunta approverà il suo primo bilancio senza tagli ai trasporti, quindi ci saranno risorse adeguate per dei servizi adeguati, con straordinari, con intervalli più lunghi. Sarà l'anno della riapertura della linea 6, però insomma anche questa linea storica bellissima per i turisti, è importante per un'area significativa della città, riuscire a riaprirla in anticipo rispetto a quanto ci eravamo detti, rispetto a quanto avevamo programmati, è un bel momento che va festeggiato. Un importante mezzo di trasporto per la città che collega con un percorso spettacolare la collina di Posillipo a Mergellina e che ha assunto anche una vocazione turistica per la posizione che domina dall'alto il Golfo di Napoli. Due anni dopo la chiusura, oggi è ripartita la circolazione regolare, dopo due settimane di corse in preesercizio effettuate per eseguire le verifiche tecniche richieste dall'Agenzia Nazionale sulla Sicurezza Ferroviaria. La funicolare può riaprire quindi in piena sicurezza, grazie ai lavori di manutenzione e alle nuove assunzioni di personale specializzato. La circolazione avrà un orario regolare con corse ogni 10 minuti. Tenete conto che nel periodo di massima utilizzazione questa funicolare ha visto un flusso di utenti di circa 1.800 persone al giorno. Fondamentalmente non sono tantissime, ma sono tutti concentrati in alcune fasce orarie della giornata, quando soprattutto le persone si muovono per lavoro verso la collina o poi ne riscendono dopo aver finito la giornata di lavoro. Ringrazio molto l'azienda e i lavoratori che si sono molto impegnati per questo obiettivo. È un percorso che stiamo facendo per potenziare il servizio di trasporti napoletano, che richiede organizzazione e investimenti. Chiaramente è un percorso lungo, oggi un segnale molto importante. I cittadini ci chiedevano questa riapertura, noi ci eravamo impegnati a farla prima dell'estate, ci siamo riusciti molto prima grazie allo sforzo di tutti, e quindi credo che questa sia una giornata molto positiva che dà un segnale di fiducia rispetto alle potenzialità e alle necessità dei servizi in città.